siamo con Vincenzo De Angelis, uno dei protagonisti di questa fantastica finale edizione 2014 Trofeo dei Colli. Insomma, una bellissima partita, voi avete giocato davvero molto bene di squadra, siete sempre stati in vantaggio e è andato tutto quanto benissimo. Sì, diciamo che i nostri avversari senza ombra di dubbio erano molto forti, livello abbastanza alto, però diciamo noi abbiamo giocato molto meglio, meritavamo di vincere. Devo dire, avete trovato dei tiri migliori, diciamo. Sì, infatti proprio questa è stata la differenza, siete riusciti a evidentemente a trovare sempre l'uomo libero, a avere anche grande precisione nei tiri da tre punti. Sì, quando senti la partita, diciamo, la palla entra sola, basta soltanto un po' di cuore. Ok, bravo, complimenti. Grazie. Anche Marco De Angelis è stato uno dei protagonisti di questa fantastica finale, insomma, grande qualità nelle due giocate, hai suonato la carica nei momenti importanti, sono arrivati canestri preziosi. Sì, cioè, a prescindere da tutto, dalla finale, dal torneo, è sempre un piacere tornare qua, che è casa mia, io sono cresciuto proprio qua, diciamo, in questo quartiere, giocare con i miei cugini, tempo per stare in famiglia, visto che durante l'anno non ci sono mai, quindi questo prima di tutto. Poi è stato un piacere anche vincere questo torneo, vista la finale persa dell'anno scorso, quindi sono contentissimo. Una curiosità, ma il soprannome è Basile, Meneghin, insomma tutto insieme, come mai? Io direi più Basile, perché in molti mi hanno fatto riferimento alla somiglianza, però gli altri chiedono lo speaker. Bravo, complimenti. Grazie. Siamo con Berardi, detto il postino, insomma dobbiamo dire che è stata una finale davvero molto bella, molto appassionante, voi siete sempre stati sotto, sempre sul punto di rimontare, due volte a meno 4, è mancato qualcosa però. Ma due tiri sbagliati a un certo punto in transizione, che stavamo in piena rimonta a due minuti dalla fine, hanno un po' condizionato l'andamento della gara, però poi per il resto loro comunque avevano una fisicità maggiore della nostra e ci hanno messo sotto anche a rimbalzo, quei problemi di falli di Silvio Stanzani, quello sicuramente ci ha condizionato. Dobbiamo dire che è stata una partita giocata con molta, diciamo, molta passione, le difese sono state un po' allegre, insomma vi siete più che altro divertiti. Vabbè, ma penso che lo spirito di questi tornei sia proprio quello, un po' tipo alla All Star Game NBA, no? Non giochiamo a farne fare uno in meno, ma giochiamo a farne uno in più degli altri, e così ci si diverte. Bravo, complimenti. Grazie. Siamo con Enrico Pitton, insomma hai fatto una partita strepitosa, hai preso per mano una squadra, assist, canestri dappertutto, non è bastato, peccato. Lo so, vabbè, la cosa importante, io lo dico sempre a questi tornei, è meglio far divertire il pubblico, è la cosa che vorrei fare ogni volta che gioco. Poi alla fine che si vinca o si perda fa parte del gioco, io gioco per vincere, però oggi non è andata. Dobbiamo dire che tu hai giocato tutti e 48 minuti, io mi chiedevo alla fine dove trovassi le energie, perché continuavi comunque a scodellare assist incredibili, a prenderti tiri assurdi e comunque queste volentieri andavano dentro. La cosa è quando hai voglia di giocare giochi comunque, a prescindere dalla fatica, a prescindere dal mal di schiena, il dolore alle gambe, eccetera. Ecco, Marco De Angelis ha vinto il torneo, il prossimo anno ci rivediamo e lo batto, tranquilli. Dobbiamo dire che con Stanzani spesso, diciamo, sono stati delle tra virgolette discussioni simpatiche a distanza, tu dicevi sei molto alto, vai dentro invece di continuare a tirare da tre punti. Silvio lo conosco ormai da 3 anni, giocando insieme da 3 anni, e ogni volta cerco di insegnargli qualcosa, perché secondo me ha i mezzi per diventare un giocatore molto più di altri, perché comunque il fisico non si compra e io spero che lui ci diventi, ecco perché forse mi incavolo con lui, perché voglio che diventi qualcosa. Ok, complimenti, bravo. Grazie mille a voi, ciao.